Io sono Leonardo, vengo da Firenze, 53 anni. Niente, vengo fuori da una situazione con un tumore alla prostata, una proctotomia, insomma. E niente, all'inizio mi sono trovato alle perse perché questo deficit mi aveva creato problemi appunto con la moglie, non mi sentivo nemmeno più io, fra virgolette, uomo e niente. E poi cercando, informandomi, ho trovato il dottor Antonini che sinceramente mi ha rimesso un po' in mondo, mi ha ridato la vita perché ero veramente in condizioni pessime. Con lui abbiamo fatto un percorso, un buon percorso, oggi mi sento bene, mi trovo bene, ho riacquistato quella che è la mia sessualità con la moglie, mi sento di nuovo uomo, mi sento veramente, sto bene. Nonostante siano passati soltanto 9 mesi, ho trovato un giovamento incredibile. Quindi lo consiglio a tutti, specialmente chi passa sotto queste problematiche, questi tumori, queste cose. Consiglio a tutti di andare, di venire al dottor Antonini, farsi spiegare bene quello che è e quello che non è, per risolverle e per cercare di tornare alla vita normale, perché così non era più, non era. Non ti senti veramente, non ti senti più, ecco, uomo, ho detto prima. Perso tempo è che poi alla fine quando siamo arrivati lì all'operazione, purtroppo sono sincero, quei 3 o 4 centimetri sono stati persi proprio perché erano sopraggiunte delle difficoltà aspettando troppo tempo. Questo però a volte non è che è un problema che riguarda la persona, a volte ti vieni anche consigliato male da medici che magari non sono in grado di poter affrontare certe patologie. E quindi, grazie a questa cosa, però siamo riusciti, fra virgolette, io comunque sono contento lo stesso perché prima ero inesistente, oggi mi sento un'altra persona. L'unica cosa è questa, ecco, averlo fatto prima forse si sarebbe arrivati a altre soluzioni, ecco, però niente toglie che comunque sia, va bene così, sono contentissimo, sono contento. No, non si vede, non si sente, molto facile da usare, all'inizio c'è questa foga di dover per forza pompare per arrivare all'erezione, invece poi ti rendi conto che è una cosa normale, una cosa come qualsiasi altra cosa, insomma. Sono contento, vedo miglioramenti anche a livello proprio di pene, sia di grossezza. All'inizio magari sembra anche che il glande sia un attimino, perda un po', invece poi piano piano anche quello riacquista, che poi è anche un discorso sicuramente di testa, di tranquillità che riesco ad avere. E Antonino è un grande, sinceramente posso dire grazie a lui, grazie veramente ai consigli, a tutte le cose che mi ha detto, ci ho creduto, e perché bisogna crederci in questa cosa, bisogna crederci fino in fondo. E sicuramente si arriva veramente a una soluzione, a qualcosa di bello, veramente torni a vivere, veramente. Solo chi lo prova può capire che cosa vuol dire, insomma. Sì, tutto quello che me era stato detto. Sinceramente l'ho realizzato e quindi non posso altro che essere contento. Ecco, c'è solo sto rammarico, forse, come si è sempre detto, se era stato fatto prima, forse eri riuscito un attimino a arrivare un pochino più in là, ecco, avere un. Però ho detto niente togli, comunque sia, va bene anche così, va benissimo, non ci sono. Lo rifarei altre 100.000 volte, veramente. Lei è contenta, sinceramente anche lei non ci credeva all'inizio, pensava fosse una cosa un po' più. Poi ha visto la paura di ricominciare, perché poi fra l'altro siamo stati tanto tempo anche senza dei rapporti, perché dopo 1 anno e mezzo, quasi 2 anni, insomma, schia un po' di paura, c'è, cioè, senti male, cos'hai, e invece oggi siamo veramente. Anzi, a volte mi dicevo basta perché sono arrivati, no, siamo ai top di top, veramente. Sì, lo rifarei, tornerei anche a piedi a farlo, sinceramente sono soddisfatto, una cosa che mi ha reso, mi ha fatto tornare un'altra persona, nonostante tutto, sì, veramente.